Allora, per il mio progetto io oggi ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico fibra di perla. L'ho già, diciamo, io già ho utilizzato, ho già lavorato questo filato e mi piace molto, quindi lo uso spesso, insomma, lo lavoro spesso. Allora, questo filato è composto da, vi dico la composizione, 50% cotone, 50% viscosa da fibra di perla, ogni gomitolo è da 50 grammi ed è 126 metri. L'etichetta consiglia l'uncinetto ai ferri del 3,5-4. Allora, io, dato che ho una mano molto stretta, lavoro col numero 5, con l'uncinetto del numero 5. Allora, lavoriamo su un multiplo di 5 catenelle, quindi io ho iniziato la mia lavorazione con delle maglie alte, non ho iniziato con le catenelle perché, come sapete, inizio con le maglie alte in modo che la lavorazione risulta poi morbida e non tira. Quindi, per il mio progetto, io ho iniziato con 120 maglie alte, ripeto, perché lavoriamo su un multiplo di 5 maglie. Allora, inizio con 4 catenelle. 1, 2, 3. 4. Filo sull'uncinetto, vado nella prima catenella e lavoro una maglia alta, quindi inserisco l'uncinetto, prendo il filo ed esco. Riprendo il filo sull'uncinetto, esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. Filo sull'uncinetto, giro il lavoro e vado ad inserire l'uncinetto qui, dove abbiamo le due costine. Riprendo il filo ed esco. Prendo di nuovo il filo, esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. Continuo così fino ad arrivare alle mie maglie alte. Quindi prendete la circonferenza dei fianchi o del seno e partite dalla misura maggiore. Quindi se la misura del seno è più grande della misura dei fianchi, allora partite dal seno, ok? Allora, dicevo, io adesso vi faccio un campione per farvi vedere il punto, come si lavora, perché io il mio progetto l'ho già iniziato e quindi vi faccio vedere come lavorare il punto in tondo. Eccomi, sono quasi alla fine delle mie maglie alte. Ho fatto 39 maglie alte, faccio adesso la 40ª maglia alta, però vado qui, vado nelle due, le due costine, io le chiamo costine, comunque, vado a chiudere a cerchio in questa maniera, quindi metto il mio lavoro dritto e vado qui dove ho iniziato il lavoro, inserisco l'uncinetto, prendo il filo ed esco, riprendo, esco da 2, scusate, così, riprendo il filo, esco da 2 ed esco da 2. Adesso vado a chiudere qui nella terza catenella con una maglia bassissima. Ecco, adesso faccio una catenella, rientro nella maglia e lavoro una maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa. Quindi sono 2, vado nella maglia seguente, 3, maglia seguente, 4, maglie basse. Faccio 1, 2, 3 catenelle. Quindi salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia bassa. Maglia seguente, maglia bassa. Vado nella maglia seguente, maglia bassa. Vado nella quarta maglia e faccio una maglia bassa. Quindi dobbiamo lavorare 4 maglie basse. 1, 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto una maglia, maglia seguente, entro proprio dentro la maglia, faccio una maglia bassa, 1, maglia seguente 2, maglia seguente 3, maglia seguente 4,
quindi 4 maglie basse, 1, 2, 3 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, ricomincio a lavorare le 4 maglie basse, 2, 3, 4, 3 catenelle e così via. Quindi adesso salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro le 4 maglie basse, ok? Ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto le mie 4 maglie basse, 3 catenelle, chiudo nella prima maglia con una maglia bassissima, nella prima maglia bassa. Adesso con delle maglie bassissime arrivo nel primo archetto e vado qui dentro le 3 catenelle. Inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Rientro e lavoro ancora 5 maglie alte, quindi in tutto lavoro 6 maglie alte. Quindi sono 3, 4, 5, 6. Salto le 4 maglie basse, vado nel prossimo archetto e lavoro 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto le 4 maglie, vado qui nel prossimo archetto e lavoro 6 maglie alte. Vado avanti così per tutto il giro. 3, 4, 5, 6, così. Ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi, allora lavorate le mie 6 maglie alte, salto le 4 maglie basse, chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Così. Adesso giro il mio lavoro sul rovescio, così. Lavoro una maglia bassissima sulla prima maglia alta e nella maglia seguente lavoro una maglia bassissima in rilievo, quindi vado sotto la maglia alta, così. Oh, scusate, così. Prendo il filo e faccio una maglia bassissima. 2 catenelle. Mi alzo con 2 catenelle. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa in rilievo, così. Quindi sono passata sotto la maglia alta. Prendo il filo e lavoro una maglia bassa. Maglia seguente. Maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa. Allora dobbiamo saltare la prima maglia alta e l'ultima, quindi lavoriamo solo 4 maglie basse in rilievo. Adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle. Allora, dicevo 3 catenelle. Vado nel secondo ventaglietto, ecco. Allora, salto la prima maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa. Maglia seguente, maglia bassa in rilievo. Maglia seguente, maglia bassa. Qui abbiamo lavorato, sono 3 maglie basse in rilievo e lavoro la quarta e l'ultima non la lavoro, quindi ho saltato la prima e l'ultima 3 catenelle e vado qui nel prossimo ventaglietto. Qui ho tirato un filo, bene, brava. Allora faccio 1, 2,
4, 3 catenelle e vado avanti. Quindi salto la prima maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia bassa e rilievo, maglia seguente, maglia bassa e rilievo, maglia seguente, maglia bassa e rilievo, maglia seguente, maglia bassa e rilievo. Quindi in tutto 4 maglie basse in rilievo, ok? Quindi ci troviamo alla fine del giro. Rieccomi. Allora, sono alla fine del giro. Quindi qui ho lavorato le mie 4 maglie basse, vado a chiudere nella prima con una maglia bassissima. Così. Adesso giro il mio lavoro sul dritto in questa maniera e mi trovo proprio qui nel primo archetto, quindi entro, lavoro una maglia bassissima, poi inizio con 3 catenelle. Anzi, scusate, 2 catenelle, ok? Quindi adesso dentro all'archetto lavoro delle mezze maglie alte, quindi faccio 5 mezze maglie alte. Le 2 catenelle sono la prima mezza maglia alta. Vado, rientro nell'archetto e faccio 2, 3, 4, 5. Stacco l'uncinetto e vado proprio sulla prima maglia dove abbiamo le 2 catenelle. Entro così con l'uncinetto, prendo di nuovo il punto e chiudo con una maglia bassissima. Così tiro leggermente e poi lavoro le 4 maglie basse. Quindi vado sulla prima e faccio 1, 2, 3. 4. Vado nell'archetto e lavoro 5 mezze maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Stacco l'uncinetto, vado 1, 2, 3, 4 nella quinta maglia, entro, riprendo il filo. E chiudo con una maglia bassissima e lavoro le 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Archetto, 5 mezze maglie alte. 1, 2, 3, 4. 5. Stacco l'uncinetto e conto dalla prima 1, 2, 3, 4, 5. Qui riprendo, entro con l'uncinetto, riprendo il filo e chiudo. 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Quindi qui mi trovo all'archetto e lavoro le 5 mezze maglie alte. Ok? Quindi ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi, allora sono alla fine del giro. Ho lavorato la mia nocciolina, le 4 maglie basse. Mi trovo qui dove abbiamo iniziato con la nocciolina, quindi vado a chiudere proprio qui con una maglia bassissima. Qui abbiamo fatto la nocciolina. Così. Adesso con delle maglie bassissime arrivo sulla prima maglia bassa. Qui lavoro 2 catenelle, anzi scusate, una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa. Maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa. Quindi ho lavorato 4 maglie basse sulle 4 maglie. Mi avvicino un pochino. Adesso faccio 3 catenelle, quindi adesso io sto iniziando dal primo giro. Abbiamo fatto 4 maglie basse, 3 catenelle, abbiamo saltato una maglia e poi nella maglia seguente ancora le maglie basse. Quindi stiamo iniziando dal primo giro. Quindi ho fatto le 4 maglie basse, 3 catenelle, salto la nocciolina e vado nella maglia bassa, nella prima maglia bassa delle 4. Quindi faccio 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3 catenelle, salto la nocciolina, vado sulla prima maglia bassa, faccio 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 catenelle, salto la nocciolina e vado sulla prima maglia bassa delle 4. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 catenelle e così via. Ok? Quindi ci ritroviamo alla fine del giro. Vi faccio rivedere come iniziamo, quindi come si inizia dal primo giro. Allora, questo è il primo giro. Stiamo facendo le 4 maglie basse, 3 catenelle, saltiamo la nocciolina, andiamo nel gruppetto delle 4 maglie basse e lavoriamo sulle maglie basse, ok? Quindi ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi. Allora, finito il giro, ho fatto le mie 4 maglie basse, 3 catenelle, salto la nocciolina, chiudo nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Adesso faccio delle maglie bassissime, arrivo nel primo archetto delle 3 catenelle. Inizio con 3 catenelle e lavoro nell'archetto in tutto 6 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6. Salto le 4 maglie basse, quindi vado nell'archetto seguente e lavoro 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto le 4 maglie basse, vado nell'archetto e ripeto le 6 maglie alte. Ok? Quindi dobbiamo ripetere questi giri. Quindi adesso siamo qui dove stiamo lavorando le 6 maglie alte. Nel prossimo giro, finito il giro delle maglie alte, giriamo il lavoro sul rovescio e lavoriamo le maglie basse. Quindi saltiamo la prima maglia e l'ultima maglia e lavoriamo le maglie basse, 4 maglie basse in rilievo davanti. Ok? Quindi la lavorazione è molto semplice. Vi faccio vedere il mio lavoro che ho già iniziato. Ecco, questo vi faccio vedere l'effetto che è molto bello, a me piace tantissimo. Sapete che a me piacciono i punti in rilievo e quindi dà un bell'effetto. Quindi io sto lavorando e dobbiamo arrivare all'altezza degli scalfi. Io faccio un maglioncino abbastanza corto. Ok, questo punto prende un po' di filo, quindi vi consiglio di acquistare qualche gomitolo in più se volete una maglia abbastanza lunga. Io la faccio corta. Ok, quindi ci rivediamo quando io devo fare ancora qualche giro perché è ancora un pochino. È troppo corta, la faccio corta, però ancora qualche giro, qualche motivo in più lo faccio. E dicevo, quindi ci rivediamo quando arrivate all'altezza degli scalfi. Quindi adesso ripetete questi giri e sono 1, 2, 3, sono 4 giri. Quindi dovete ripetere sempre questi 4 giri. Ok? A dopo. Rieccomi. Allora, io sono arrivata all'altezza degli scalfi. Ho lavorato la mia maglia per 38 centimetri. Nel frattempo ho preparato anche le maniche. Le maniche hanno la stessa lavorazione della maglia, solo che ci sono meno maglie, ovviamente. Quindi io ho iniziato per fare la mia manica 40 maglie alte. Ho preso la misura del mio braccio e quindi la misura del mio braccio corrisponde a 40 maglie alte, anche perché iniziando con le maglie alte, non con le catenelle, la lavorazione risulta abbastanza morbida e quindi non tira. Allora, io ho iniziato con 120 maglie alte, lavoro su un multiplo di 5, quindi mi trovo 28 motivi, scusate, 24 motivi. Di questi 24 motivi ho diviso il mio lavoro e ho fatto 12 motivi dietro e 12 davanti. Ho fatto la mia manica e qui vi faccio vedere come viene attaccata la manica.
Quindi, piegando il mio lavoro, questa è la metà del mio lavoro, e quindi ho messo un marcapunti. L'attaccatura della manica, ho chiuso la mia manica per 10 centimetri circa, ok? Quindi faccio la stessa cosa da questa parte. Allora, qui è la metà, l'altra metà della mia maglia. Io qui mi trovo 8 motivi perché ho fatto 40 maglie alte, multiplo di 5, quindi ho 8 motivi. Allora, questo è la metà diciamo, questo è un fianco. Allora, qui io ho finito il mio giro della manica. Quindi metto qua al centro delle due noccioline, metto in questa maniera e metto uno spillo. Così. Qui abbiamo una nocciolina e qui ho le maglie basse e metto in questa maniera, così. Metto degli spilli che poi alla fine questo viene cucito. Lo potete cucire con l'uncinetto con delle maglie basse oppure con l'ago. E questo viene da questa parte, così. Quindi qui ho le maglie basse e metto la nocciolina perché vedete, abbiamo le noccioline in questa maniera e quindi io faccio la stessa cosa qui. Ecco. E viene così. Qui metto un altro spillo. Ok, vediamo. Quindi chiudo io da qui fino a qui, 10 centimetri dove c'è lo spillo. Ok, quindi questa parte viene cucita. E da qui inizio la mia lavorazione, inizio da qui dove abbiamo l'archetto, quindi inizio dalle 6 maglie alte. Quindi io ho finito la mia maglia con il primo giro, la stessa cosa anche per quanto riguarda la mia manica con il primo giro, ok? Quindi adesso dobbiamo lavorare le 6 maglie alte in ogni archetto. Allora, io ho imbastito le mie maniche. Allora, vi dico che poi devo nascondere ovviamente tutti i fili. Qui ho il mio marcapunti perché è la metà del mio fianco. Quindi io ho cucito, ho preso la misura con il metro, ho fatto 5 centimetri da questa parte, 5 centimetri dall'altra. Ripeto, la mia manica al momento è solo imbastita, poi la devo cucire. Però vi faccio vedere come riprendere la lavorazione. Io qui ho già attaccato il mio filo. E mi trovo proprio vicino alla manica. Ecco. Quindi ho chiuso i miei giri quando sono arrivata al primo giro, quindi quando facciamo le 4 maglie basse e 3 catenelle, saltiamo la nocciolina, 4 maglie basse sulle 4 maglie basse, ok? Quindi sono al primo giro. Ovviamente anche con la manica mi sono fermata al primo giro. Quindi adesso inizio con 3 catenelle e devo fare le 6 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle. Sono 3, 4, 5, 6. Vado qui nell'archetto seguente dove abbiamo la nocciolina e lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, per la parte superiore io ho cambiato uncinetto e lavoro con l'uncinetto del 4 e mezzo. La mia maglia l'ho lavorata con l'uncinetto del numero 5. Ora, qui abbiamo le 4, sono nella parte qui, la manica, quindi abbiamo le 4 maglie basse, vado nell'archetto e lavoro le 6 maglie alte. 2,
3, 4, 5, 6, archetto, 6 maglie alte. 4, 5, 6. Quindi lavoro i miei archetti fino ad arrivare nell'ultimo archetto che è proprio qui, ok? Quindi lavoro questa parte e ci ritroviamo qui. Eccomi. Allora, sono proprio qui dove abbiamo la manica e la parte del corpo. Allora, se io adesso passo qui e lavoro le mie 6 maglie alte, sono 2, 4, 5, qui ne devo fare ancora una. Dicevo, se io adesso sono qui la parte della manica e vado nel primo archetto, questa è la parte del corpo, mi resta un foro abbastanza grande che a me sinceramente non piace. Allora, qui è dove io ho cucito, però ho l'archetto e quindi entro e lavoro le mie maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, e adesso proseguo. Vado avanti. Questa è la parte del corpo e lavoro in ogni archetto le mie 6 maglie alte. 3, 4, 5, 6. Quindi la mia manica, io ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5 motivi per quanto riguarda la manica. Adesso lavoro e faccio la stessa cosa qui nell'altra manica. Quindi mi lavoro i miei 5 motivi e faccio tutto il giro fino ad arrivare a chiudere dove siamo partiti qui. Quindi poi vado a chiudere nella terza catenella. Ok, quindi fate la stessa cosa, fate la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui. Eccomi, sono alla fine del giro, quindi ho lavorato le mie 2 maniche, quindi questa è dove siamo partiti. E vi faccio vedere anche l'altra. Ecco, ho lavorato anche nell'altra manica 5 motivi, 1, 2, 3, 4 e 5. Così non è rimasto il foro. Quindi dicevo, sono arrivata alla fine del giro, vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo lavorare normalmente. Quindi giro il mio lavoro sul rovescio e faccio le mie maglie basse in rilievo. Quindi vado nella prima maglia, faccio una maglia bassissima, poi vado nella maglia seguente e faccio una maglia bassissima in rilievo, così. 2 catenelle e vado a lavorare le maglie alte, cioè vado a lavorare le maglie basse nelle maglie alte, così. Quindi faccio le 4 maglie basse. Ok? Quindi dobbiamo riprendere la lavorazione fino ad arrivare circa alla nostra spalla. Ok? Se il lavoro risulta largo, invece di lavorare le 3 catenelle, lavorate 2 catenelle in modo che il lavoro stringa un po'. In caso cambiate ancora uncinetto, io sto lavorando con l'uncinetto del 4 e mezzo, quindi se il lavoro mi risulta troppo largo, allora cambio uncinetto e lavoro con l'uncinetto del 4 e man mano che vado avanti cambio ancora uncinetto e lavoro con l'uncinetto del 3 e mezzo fino a stringere. E lavorerò invece di 3 catenelle, farò 2 catenelle. Ok? Quindi vado avanti, ci ritroviamo quando siamo all'altezza delle spalle, del sottocollo, ecco, più del sottocollo che delle spalle. Quindi lavoro le mie 4 maglie basse e le 3 catenelle. Nel prossimo giro inizierò a lavorare 2 catenelle. Quindi in questo giro lavoro 3 catenelle e poi inizio a lavorare le 2 catenelle. Se inizio adesso a lavorare le 2 catenelle, stringe troppo. E allora quando arrivo, diciamo,
sopra il seno, quando ho superato l'altezza del seno, che in questo caso già va bene. Quindi nel prossimo giro inizio a lavorare 2 catenelle di separazione. Quindi ci ritroviamo quando arriviamo all'altezza del sottocollo. Eccomi qua. Allora, io sono arrivata quasi al sottocollo, all'altezza del sottocollo. Ho finito i miei giri, ho finito il giro dove facciamo le noccioline, quindi l'ultimo giro, il quarto giro. Adesso faccio qualche giro di punti archetti. Quindi qui io ho finito il mio giro, non chiudo. Faccio 1, 2, 3 catenelle, una maglia bassa, salto la nocciolina, quindi lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle. Quindi qui ho lavorato la maglia bassa, salto le due maglie basse, vado qui nella quarta e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3. Salto la nocciolina e lavoro una maglia bassa. 3 catenelle, salto due maglie basse, vado nella quarta e lavoro una maglia bassa. Se lavoro per voi è troppo largo, invece di 3 catenelle ne fate 2. 1, 2, 3 catenelle. Salto la nocciolina e vado qui nella prima maglia bassa. 3 catenelle, salto le due maglie basse, vado sulla quarta maglia e lavoro una maglia bassa. 3 catenelle, salto la nocciolina, vado nella prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa. 3 catenelle, salto due maglie basse, vado nella quarta e lavoro la maglia bassa. Vado avanti così per tutto il giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro, però non chiudo, continuo a lavorare i miei archetti, però qui metto un marcapunti per segnare l'inizio del lavoro. Allora, adesso continuo e lavoro 2 catenelle, quindi faccio 2 catenelle e continuo i miei archetti. Vado qui nell'archetto e lavoro una maglia bassa. 2 catenelle, archetto seguente, maglia bassa. Così il lavoro comincia a stringere verso il collo. Ok, quindi finisco questo giro. Se è il caso, ne faccio ancora un altro giro, sempre con 2 catenelle, per fare gli archetti. Faccio 2 catenelle, poi taglio il filo, nascondo tutti i fili e poi la maglia. Io darò una vaporizzata e poi la maglia è pronta, la metto sul manichino e poi vi faccio vedere come viene indossata. Ok, quanto riguarda l'orlo della maglia, io la lascerei proprio così, oppure se vogliamo possiamo lavorare le 6 maglie alte che noi abbiamo lavorato qui. Le possiamo lavorare qui e chiudere con una maglia bassissima, quindi al centro lavoriamo a chi piace. Possiamo fare delle 6 maglie alte, poi saltiamo 2 maglie, nella terza facciamo una maglia bassissima, ricominciamo a fare 6 maglie alte e così via. Ok, a chi piace, chi non piace lo può lasciare così. Io sinceramente la voglio lasciare in questa maniera. Ho iniziato con le maglie alte, quindi come bordino io lascio questo. Ok, io adesso finisco, vi faccio vedere il risultato. Eccomi, allora io ho finito il mio bordino, quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 giri appunto rete e poi alla fine ho fatto un giro a maglia bassa, quindi ho lavorato 2 maglie basse nell'archetto delle 3 catenelle e la maglia è finita. Ho nascosto tutte le codine. Quindi ho nascosto tutti i fili, adesso do una bella vaporizzata, la metto sul manichino e vi faccio vedere come viene indossata. Bene, spero che questo progetto, anche questo, è stato di vostro gradimento. Se è così, fatemelo sapere e spero che desiderate anche voi realizzarla. Intanto vi saluto, vi ringrazio e al prossimo tutorial. Ciao!